che può fissare un ordine d'arrivo. Per rimanere in linea con Raschi, che parla di una corsa sfortunata, gli aggiungiamo che oggi non funzionano nemmeno i nostri microfoni in corsa, quindi De Zan verrà qui al traguardo. Se mi ascolta, anzi è pregato di raggiungermi subito al traguardo, perché non c'è collegamento con le telecamere che inquadrano il gruppo dei fuggitivi. Si tratta di 16 uomini che stanno pedalando verso il traguardo. Questo è Ole Ritter. Ha un centinaio di metri di vantaggio su 15 compagni che erano suoi compagni di fuga fino a pochi minuti fa. Quindi la corsa sta avviandosi verso Pavia al termine di questa che rimarrà la famosa 17ª tappa del 52esimo Giro d'Italia, con 100 metri di vantaggio su Ballini, Dallabona, Bergamo, Bramucci, Lievore, Sgarbozza, Sant'Ambrogio, Durante, Polidori, Deprà, Carletto, Renato Rota, Paolini, Salina, Crepaldi. Vi ripetiamo, Ritter, inquadrato ora e in testa, ha un vantaggio di un paio di centinaia di metri su questi 15 uomini che vi ho nominato orora e un vantaggio di quasi 5 minuti sul gruppo. Ole Ritter è uno specialista delle corse contro il tempo, ricordate la sua bella prova nella corsa di San Marino, è il recordman dell'ora, è abilissimo a pedalare da solo contro il tempo e quindi contro gli altri avversari. Ora ha messo fra sé e i 15 uomini che lo inseguono, ora inquadrati, 20 secondi. Ecco, avete visto Dallabona. Ecco, inquadrato ora Durante. Poi abbiamo visto Crepaldi. Ecco il gruppo degli inseguitori. Inseguitori di Ritter, che però pedalano con 5 minuti di vantaggio sul gruppo. Abbiamo visto passare ancora Dallabona, mentre è in testa Sgarbozza in questa fase. Davanti a questi uomini, vi ripetiamo, c'è con un vantaggio di 20 secondi il danese Ole Ritter, che comanda la corsa. Ecco, vediamo Bergamo alla ruota di Sgarbozza, mentre davanti ci sono Dallabona. Più avanti ancora c'è Ballini, eccolo ora sulla sinistra, mentre Dallabona, seguito da Sgarbozza, prende ora il comando di questi inseguitori. Ecco, vediamo Sant'Ambrogio che si porta in avanti. Sullo sfondo vediamo già nell'abitato di Pavia, un 200 metri, Ritter è laggiù, solo verso il traguardo e dovrebbe essere ormai a 3-4 chilometri, non più dall'arrivo. Questi sono ora inquadrati i 15 uomini che lo seguono a 20 secondi. Il gruppo è dietro a quasi 5 minuti. Ecco, è giunto ora sul palco De Zan. Ci descriverà la volata di questi 15 uomini che seguono Ritter con un ritardo di 20 secondi. Sta per concludersi questa 17ª tappa. Ecco inquadrato ora ancora il danese che pedala solo davanti alla corsa. Ecco, la telecamera, dopo averlo inquadrato, ci ha mostrato il vantaggio che Ritter ha messo fra sé e i 15 che lo inseguono. Un vantaggio valutabile intorno ai 20-25 secondi. Era un attacco che evidentemente il corridore danese aveva premeditato. Non dimentichiamoci che Ritter è uno specialista dell'inseguimento, vale a dire è uno specialista di tirate a 60 all'ora negli ultimi 10 chilometri, recordman dell'ora. Abbiamo visto Ritter scattare una prima volta insieme a Dallabona. Dallabona non collaborava naturalmente, Ritter ha proseguito per un po', poi si è lasciato riassorbire. Eravamo proprio accanto a lui quando è ripartito una seconda volta, c'è stato un po' di tentennamento nel gruppo, il classico momento del tira tu che tiro io, e Ritter è riuscito a guadagnare quel margine di vantaggio che ora sta mantenendo, mentre vediamo che il gruppo sta ormai entrando nell'abitato di Pavia. Ecco,
Avete visto Rota, ecco Ballini, il vincitore della tappa di ieri. Questo è Lievole. Questo è ancora Rota. Sembra quasi che l'andatura del gruppetto dei 15 sia un'andatura da rassegnati. Ecco intanto l'ammiraglia che si sta avvicinando. Tutte le ammiraglie evidentemente si stanno avvicinando per dare gli ultimi consigli. Vedete Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio che nell'attraversamento di Broni ha tentato un allungo. Questo è Paolini. Poi vedete Bergamo. Ecco Sgarbozza, Lievore. Mentre Ritter viene segnalato a 2 chilometri dalla conclusione. Lievore in testa. Sgarbozza. Ora la telecamera inquadra Lievore. Ora passa a condurre Ballini. Ecco Salina. È il gruppetto degli inseguitori. Ancora inquadrato Salina. Ora è la volta di Sant'Ambrogio. Ecco che scatta Bramucci. Nella scia di Bramucci si è subito portato Durante. Mentre Ritter sta aumentando il suo vantaggio. Eccolo qua, il corridore danese. Accanto a lui vediamo l'ammiraglia. Ecco il meccanico grosso, al volante c'è invece il direttore sportivo Italo Mazzacurati. Dall'ammiraglia incitamenti a gran voce al corridore danese, che è partito ben 2 volte prima di riuscire a fare il vuoto. Ha fatto dello sprint puro a 60 all'ora, scattando una prima volta, bloccato da Della Bona, poi seguitori. C'è un allungo, mentre ecco che la telecamera fissa inquadra il danese Ole Ritter, che in perfetta solitudine viene a cogliere questo successo abbondantemente meritato. Braccia alte al cielo, il giornalista corridore ha accolto una importante affermazione. Intanto Crepaldi è riuscito a sopravanzare il gruppo. Ole Ritter ha vinto per distacco la tappa di Pavia, al secondo posto Crepaldi, ecco lo sprint, Sgarbozza, Salina, Durante, Bergamo, Pollidori, Sant'Ambrogio, Lievore, Ballini, Depra, Della Bona, Bramucci, Carletto, Paolini. Questo l'ordine d'arrivo.